E volevo chiederle, Napoli, la Campania, una nuova stagione? Sì, direi che le prospettive sono buone, nel senso che vediamo dall'andamento delle prenotazioni che si dovrebbe confermare il trend in crescita della località Napoli e la buona tenuta, anzi una certa ripresa addirittura, certo, insomma, delle zone della provincia. Voglio dire, partiamo per quanto riguarda le isole e la cosiddetta Sorrentina da livelli già molto alti, quindi è chiaro che non è che possiamo incrementarci oltre certi limiti, ma anche lì stiamo vedendo dei miglioramenti. Insomma, direi, credo che si prospetti una buona annata. Sembra che ne sono 50 dalla fatica che facciamo, però ci riusciamo perché a 2 ore dall'apertura c'è un plebiscito di gente e sono tutti i miei colleghi, visto che mi onorano e accettano quello che noi proponiamo ogni anno, perché poi proponiamo anche delle novità. Quest'anno proponiamo proprio adesso, qualche ora, nella sala del Mediterraneo, il Grand Tour del Sud. Cioè, il mio intento è quello di creare un canovaccio affinché le regioni del Sud Italia collaborino per un prodotto per me essenziale. Sì, abbiamo sforato e quest'anno sarà ancora ottimo. Abbiamo un giugno pieno, 2 eventi eccezionali a giugno e tutta la stagione comincerà già dalla metà di aprile fino al convegno dei giovani industriali e avremo di nuovo un'ottima stagione. Stavolta Napoli veramente con i numeri ci sta dando ragione? Ma sarò critico lo stesso, perché abbiamo aumentato il numero dei nostri visitatori, però adesso bisogna consolidarlo e bisogna programmare il futuro. Il futuro si programma assieme, si programma in collaborazione, le istituzioni con gli imprenditori, altrimenti ci fermiamo, abbiamo tanti concorrenti.